is something special for you. Thank you, baby. Amici di Wii Motorsport, benvenuti e bentornati in un nuovo episodio. Oggi una new entry che si aggiunge alla famiglia di Wii Motorsport e quindi lascio a lui la presentazione e questa nuova rubrica che farò insieme a lui. Ciao, ciao a tutti, sono Nicolas e gestisco una pagina su Instagram di analisi tecnica, in generale Formula 1. E benvenuti in questo nuovo episodio. Assolutamente, la pagina che lui gestisce si chiama 5 Laps to Go e quindi parla un po' tutto di tecnica, è un po' il Giorgio Piola di Instagram e quindi seguitelo perché è molto interessante e quindi con lui parleremo di tecnica. Con Diego parliamo delle gare di cronache di motorsport dove analizziamo prove, qualifiche, weekend di gara e tutto quello che concerne il palinsesto Formula 1. Invece qui con Nicolas, che ringrazio, parleremo di tutte le novità tecniche e anche degli aggiornamenti che durante l'anno cambieranno, ma anche del weekend, delle soluzioni in cui i team affronteranno, perché magari ci sono delle chicchette che nessuno nota o magari Sky se le perde, però noi ve le riproporremo e analizzeremo anche che vantaggi o che la soluzione cosa porta a innovare. Qual è il vantaggio che sarebbe sperato poi ottenerlo e parliamone. Quindi partiamo da finiamo questa stagione 2021, quindi che con te facciamo questo episodio ancora nella stagione 2021 ha visto vincitore Max Verstappen tra le polemiche e un Lewis Hamilton che offeso sembra non correre e secondo me correrà. È ancora affamato Lewis. E secondo me correrà perché l'ottavo titolo lo vuole, però come tutti gli anni diciamo che corro, non corro. Ricorda un po' Ayrton Senna nel 93. Quando ha detto non corro, poi hanno trovato la soluzione di farlo correre a gettone e con una macchina molto meno potente, a momenti, stava quasi per fare l'impresa, a momenti. E quindi quest'anno, il 2022, l'anno che verrà, è un anno di cambiamenti, ma cambiamenti radicali, come si è già visto un cambiamento a fine 2008, quando secondo me era la vera Formula 1, un po' alla 2009, questa macchina stretta con le ali piccole posteriori, ali enormi a 200 mm davanti. Ricorderai anche la Pro GP? Assolutamente, doppio estrattore, come non citarla? Che praticamente... Speriamo non il prossimo anno, speriamo di non vedere Pro GP perché... No, beh, non c'è una... Sì, c'è una motorizzazione Honda che esce, ma non c'è un Honda costruttore. Perché lì... Ma non era Mercedes il Brown GP? No, Brown GP prese da Honda costruttore. Poi Brown GP uscì e diventò Mercedes. Sì, è vero. Ok. E quindi cambi regolamentari. Quindi le macchine... partiamo dalla... più grossa novità che salta all'occhio sono le ruote da 18 pollici. Sì. Sono gomme che saranno più pesanti, come hanno detto già nei test ad Abu Dhabi, gomme più... Difatti questo porterà i piloti più bloccaggi, a bloccare di più, però comunque al di là del peso daranno più grip, ci sarà più aderenza nelle curve lente, perché la gomma ha più contatto sull'asfalto. Più attrito. Sì, più attrito, più... E quindi ha più superficie di appoggio e sicuramente poi questo cambierà tantissimo setup, non setup, schemi di sospensione che guarda i nerd come me
ci perderanno la testa. E la Pirelli anche annuncia che queste gomme saranno, diciamo, non avranno surriscaldamento, così dicono, e appunto perché vorranno permettere al pilota di poter spingere di più in gara e anche senza andare a fare gestione di gomme, che, come abbiamo visto in tutti questi anni qua dell'era Turbo Ibrida, che un po' cioè, ci è piaciuto vedere anche magari quanto un pilota sa gestire o meno, però vogliamo vedere le corse, non la gestione. Certo, assolutamente. Io dico sempre, dico solo questo. In questi anni si è estremizzato il concetto di time management, cioè praticamente della calendarizzazione anche della gomma, ma anche di attesa e gestire tutto questo. Sì, che la Formula 1, che anche MotoGP in questo sono molto simili, perché sono gare un pochino di, non di attesa, ma di gestione. Neanche negli anni 90, magari anche negli anni 2000, questa roba c'era della gestione, solo che bene o male c'erano molti meno parametri e molto meno informazione. E quindi c'era il pilota che sembrava che a un certo punto si svegliasse e dice: ah, giro più veloce. Invece no, c'era comunque questa gestione della gomma, perché comunque non è che puoi fare un cambio gomme ogni 10 giri. È vero che nel 2007-2008, quando c'erano i rifornimenti, si imbarcava 20, 20 litri, 20 litri, 20 litri di gomme nuove, sempre la macchina in condizioni ottimali, si facevano 2-3-4 soste Schumacher Sì, è a vero. Barcellona. Bene o male, adesso anche le macchine sono molto più pesanti e quindi hanno anche delle gomme che durano molto meno, perché è proprio la FIA che ha chiesto al costruttore, quando è uscita Bridgestone, che c'erano le gomme che facevano una gara anche senza soste, la Bridgestone ha chiesto proprio a Pirelli di fare delle gomme che non si distruggessero, ma che durassero un lasso di tempo limitato, per far sì che per valorizzare chi guidasse meglio poteva anche non fare una sosta. Però, detto questo, hanno subito fatto la regola che bisogna smarcare la mescola, quindi Sì, guarda. E hanno fatto un passo in avanti e uno indietro, un avanti e uno forse non ci indietro. sarà più il prossimo anno. Non, no, mi sembra che c'è sempre, ma non c'è più il parco chiuso o Ah no, smarcare la mescola. sì, la gomma del Q2 hanno tolto. Meno Esatto, male, la per gomma in fortuna. Q2, quindi vuol dire che praticamente uno può partire, può qualificarsi con che gomma vuole Sì, e può partire con quello che e vuole. può partire con quello che vuole. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Una lotta vinta per noi tifosi. Sì, secondo me, se parliamo di regolamenti, questa è un, come si chiama? È un passo avanti, ma non possiamo dire che di essere contenti. Secondo me, quello che manca è il parco chiuso e anche una procedura diversa nelle gare da bagnato. Sì. Perché facciamo tanto rivoluzione di assetto, così ricerca tutto quanto. Poi, se il sabato si parte con l'asciutto, poi domenica viene un temporale assurdo come in Brasile, i piloti devono correre con gomme da bagnato con la macchina stata d'asciutto. Ho anche Spa di quest'anno, l'esempio. Bravissimo, Spa di quest'anno, esempio proprio calzante al 100%. Quindi ci troviamo con piloti che dopo, poverini, sembra che sono imbranati sul bagnato, però non è Eh così, sì, non è infatti. così, perché hanno delle macchine assetate da asciutto basse e non basta cambiare una gomma. Quindi vedi che funziona che tutti vogliono la pioggia, perché anche Ecclestone diceva che voleva mettere degli irrigatori in pista per Sì. movimentare le gare, però poi se non hai il tempo disponibile per intervenire, o anche il regolamento che te lo vieta, il regolamento Nel che te lo parco chiuso, vieta, sì. allora facciamo come in America, che non si corre sul bagnato e si girano i tacchi e se ne torna a casa. Quindi sì, è già un passo avanti la gomma in Q2, però. Piano piano. Esatto. E quindi cambi regolamentari, anche le ali avranno una semplificazione, ci saranno anche molta meno disturbo aerodinamico e molte meno turbolenze con l'auto che segue. Quindi vedremo anche senza l'aiuto del DRS, macchine che verranno risucchiate con l'effetto scia. Sì, esatto, la semplificazione aerodinamica avviene all'anteriore prima di tutto, con un anteriore che ha quattro profili aerodinamici,
e non ha più quella zona neutra dal muso, dove si genera il vortice Y250, quel famoso vortice di cui non so, hai presente, sì. Certo, assolutamente, quello che disturba non ti fa avvicinare, ti fa perdere il Esatto. carico nelle curve quando praticamente sei troppo vicino sotto il secondo. E dal prossimo anno non ci sarà più questo perché sarà tutta l'ala ad essere un unico profilo aerodinamico per poi partire, cioè per poi arrivare ai backboard, cioè ai sideboard, quindi tutta la zona laterale della Formula 1. Esatto. Non ci saranno più backboard, tuning vanes, tutti questi elementi che, ok, da un certo punto di vista curavano la prestazione della macchina, quindi la rendevano più veloce, più performante, ma beh, questo qui aiuterà ad avere più sorpassi in pista, più lotti sicuramente, si spera. E per poi arrivare al posteriore, l'ala posteriore non avrà più gli end plate In e il order. diffusore. Esatto. Sarà un unico profilo e tutto questo a favore dei sorpassi in pista per aiutare il pilota che segue a superare più facilmente e a stare soprattutto più attaccato, esatto. Ma guarda, ti dico che è una Formula 1 molto futuristica, molto attuale, ma si è tornata drasticamente alle Formula 1 dove, di tanti anni fa, non dico anni 90, ma quasi inizio 2000, con delle linee semplici, linee guida, e che il pilota tornasse a guidare, perché adesso non voglio togliere niente a nessuno, però il pilota se sale in macchina o scende dalla macchina non è neanche sudato. A me adesso. Il pilota attuale. L'anno prossimo vedremo veramente dei piloti che usciranno, magari avranno problemi anche alle braccia perché cominceranno a fare male, perché con queste gomme che sono il volante difficile, quando la gomma è nuova ti aiuta, quando la gomma comincia a essere usurata, che comincia ad esserci sottosterzo, comincia il volante a diventare bello duro, Il vero sottosterzo. Il il vero vero sottosterzo. sottosterzo, esatto, è vero, una volta si guidava con sottosterzo e quindi si faceva il soprasterzo negli anni 90 per farla inserire di più. Prost. Eh? Prost, Alain Esatto, Prost, faceva così. esatto. Invece adesso, bene o male, appena i piloti dicono, sentono la macchina con un po' di soprasterzo, dicono, ah no, inguidabile, inguidabile. Adesso sì. Sono cambiati i tempi, una volta erano più guerrieri, vedremo quest'anno, sicuramente saranno macchine più divertenti e vedremo anche tipo qualche sorpasso più in qualche azione di forza. Uno su tutti potrebbe essere Verstappen, Ricciardo, gli attaccanti, Verstappen, Sì, Ricciardo, sì, sì. Leclerc, sono quelli che si possono inventare un sorpasso se riescono anche ad avvicinarsi, un sorpasso di slancio. Ricciardo ha Esatto. dimostrato anche gli anni passati, quando era in Red Bull, quando era in giornata, di inventarsi dei sorpassi anche in scia, ma come si dice, a ruote dritte. C'è praticamente un vero sorpasso in vero stile Formula 1. Quindi sono tutti regolamenti che aiutano. Di sicuro questa macchina che è stata presentata a Silverstone ha delle linee classiche. Non so se saranno definitive, non penso, però comunque come nelle moto presentano le show bike, quelle praticamente non direttamente la moto da corsa, ma la moto carenata solo per esposizione. Qua la macchina lì, bene o male, di vero, vero e proprio va sull'anticerchi e le gomme, ecco. E sì, le macchine saranno più, cioè, saranno meno sensibili. E chi starà in scia, questo è quello che dicono, non sentirà di meno la scia, ecco. Questo mi preoccupa un po', soprattutto nel rettilineo, perché se è vero, in curva non si sentirà la scia, quindi il pilota si avvicina di più, a differenza di adesso. Sul rettilineo, magari se la scia si sente di meno, magari possiamo vedere delle auto plafonate, non lo so, è questo un po' il problema. Difatti si parlava del DRS, se mantenerlo o no. Io, secondo me, va tenuto, almeno al momento. Poi non bisogna aspettare i test, sicuramente, le prime auto, però è difficile dire se tenerlo o no il DRS. Allora, bisogna fare una considerazione. Se tu tieni il DRS, ci sarà sempre l'alibi del dire, eh sì, però sono sorpassi Facci. costruiti. Sono sorpassi costruiti. Cioè, chi arriva da dietro, che magari ha cambiato le gomme da meno tempo,
basta che si avvicina sotto secondo e quindi basta che apre l'ala. E, ok, ci devi essere sotto secondo, perfetto. Mm. Però comunque aprendo l'ala hai proprio la parte posteriore che si scarica e la macchina va a meno 10-15 km più forte. Quindi il sorpasso viene da sé. Se invece te non hai il DRS, vedi che anche durante il weekend di gara si vedresti lavorare i team in maniera diversa, perché sai che se vuoi sorpassare devi inventarti qualcosa e devi andare a osare sistemi e anche guida, perché vuol dire che tu non importa quanto farai in fondo al rettilineo, ma importa come e quanto esci forte dalle curve, perché tu devi uscire più forte di quello davanti per avere lo spunto per poter insidiarlo e attaccarti alla scia. È vero, si sentirà di meno, però quando sei sotto la scia la senti, è che da lontano non la senti. Sì, è un po' quello il problema. Esatto, quindi e adesso la scia i piloti la sentono a 3 secondi 4, anche guarda Monza, quando si vuole fare i giochi di scia il pilota sta lontanissimo e quindi già 3-4 secondi sentono questo disturbo. Per la prossima stagione si cerca di risolvere questo problema, però funzionerà? È un po' questa la domanda che ci facciamo tutti. Guarda, io ti posso rispondere con un dato. Tutti gli anni che la FIA ha imposto delle regole per rallentare le Formula 1, puntualmente gli ingegneri hanno sempre trovato il modo di farla andare più forte. Puntualmente. Sì, sì. Se ben ti ricordi, notizie di una settimana, due settimane fa, qualcuno aveva insinuato che avevano già trovato una zona grigia nel regolamento per poter far sì che per non perdere più quel secondo e mezzo classico, ma addirittura nella più forte di 3 decimi. Quindi ti fa pensare che praticamente tutti gli anni si cercano delle situazioni per far andare più piano, per dire a tutti no, c'è bisogno della sicurezza, far andare sempre di meno queste macchine, e poi tutti gli anni puntualmente vanno tutti più forti. Quindi sì, 2 anni fa mi sembra, quando hanno presentato, un anno fa non mi ricordo, erano, secondo i dati della FIA, le macchine erano 4 secondi più lente, poi sono diventate un secondo e mezzo, un secondo più lente, adesso si parla già di mezzo secondo. Quindi sicuramente questi qua sono dati al simulatore che arrivano alla FIA e a Pirelli, quindi vediamo. Ripeto, anche il simulatore è un bel argomento, nel senso che tante squadre hanno investito tanti soldi nel simulatore, soprattutto la Ferrari, sì, con la nuova postazione JAS. Quindi sì. Questo simulatore che sembrava non arrivare mai a compimento, invece questo simulatore a metà della stagione scorsa è arrivato a compimento, dove la Ferrari praticamente ha potuto già provare al simulatore la macchina 2022, dove sì, ha preparato 2 gare di quest'anno, ha preparato Jeddah e Abu Dhabi, sono state preparate queste 2 gare con il simulatore. Allora direi che funziona, sulla carta funziona. Sì, no, ma è stato un bel investimento quello, sicuramente. No, beh, è stato un investimento dovuto più che voluto, nel senso che ormai in pista non si gira quasi più, e quest'anno hanno fatto il favore di estendere altri 3 giorni di prove in pista, perché comunque, visto che l'anno scorso hanno continuato a tagliare i giorni, tagliare su tagliare e anche le prove in pista, dalla famosa ora e mezza di prove le hanno tagliate fino a 1 ora, e vedrai che il prossimo taglio sarà 45 minuti, come anche nel motomondiale, vedrai. Soprattutto nei test, quando ci sono delle macchine nuove, bene o male anche chi parte già avvantaggiato non sai se hai l'affidabilità. E poi c'è troppo da provare, perché assetti, altezze, e le macchine sono veramente troppo nuove. Difatti, sì, sta cosa qua dei 6 giorni, adesso sono 3 a Barcellona, 3 in Bahrain, mi sembra. Finalmente abbiamo 6 giorni di test, che secondo me sono pochi, però già più dell'anno scorso. 3 giorni era scandaloso, cioè è scandaloso, perché tu in 3 giorni non riesci a provare tutto il programma che hai. Non puoi provare niente. Tutto il programma che hai. Il problema è che questa Formula 1 qua
ormai dirottato tutto sul simulatore. Non dico Tutto sul sul sim simulatore. racing, però sul simulatore, perché comunque loro, chi ha deciso così, era convinto di spendere di meno. Il problema è che si è speso 4 volte di più. Però il problema è Sì. che tu con il simulatore puoi, mettiamola così, puoi sempre fare delle prove anche durante l'anno senza spostamenti di costi di invio materiale. Ovviamente non sarà mai la stessa cosa, perché al simulatore hai tutte le condizioni ideali e non hai l'asfalto freddo, la pioggia, l'umidità, tutto questo, quindi tu provi Umidità. su condizioni ideali. Poi il simulatore ti serve a capire il delta. Prestazione in pista, prestazione al simulatore e poi si fa il delta appunto delle due prestazioni, si vede lo scarto. Però Sì, esatto. comunque il simulatore rimane sempre un investimento che è stato più dovuto, più che voluto. Sì, è più comodo, sicuramente, però non è la stessa cosa. Anche solo l'umidità, no? Con l'umidità cambia tutto. Se c'è più l'aria più densa o meno densa, cambi Esatto, tutto. come quando si corre in Brasile, che c'è Esatto. la rarefazione dell'aria. Sì. O in Austria, sicuramente. In Esatto, Messico. esatto. Tutte gare dove si è in altura, dove i motori cominciano a perdere potenza, dove anche Le l'aerodinamica, ali lavorano di meno. esatto, le ali lavorano di meno, il motore perde efficienza, ha tanti svantaggi. Quindi, come vedi, sì, sono parametri che vengono calcolati, ma non verranno mai affrontati come nella realtà. Perché comunque nella realtà virtuale ti dà tanto, ma ci sono dei parametri, ci sono delle cose che tu non riesci a rapportare. Esatto. Quindi, per quanto possa essere effettivo, comunque questi simulatori portano dei benefici. Se ti ricordi anni fa, la McLaren non riusciva a trovare la strada della messa a punto con Hamilton. Puffett in Inghilterra era il simulatore e riuscì a trovare un assetto durante la notte che consentì a Button Hamilton di poter fare podio in gara e risolvere tutti i problemi che trovarono nelle prove. Sì, ricordo. Quindi questo simulatore qua è strano perché comunque è bello vedere girare le macchine nei test non ci siamo ancora abituati a non vedere le macchine girare in pista, però comunque Test privati, sì. dobbiamo accettare questa novità della Formula 1 che praticamente non dico tutto digitale, ma quasi. Meno. Sì, poi a proposito di simulatore, anche quasi tutti i piloti l'hanno provato e hanno detto che la vettura del 22 sarà appunto diversa. E quindi, tranne Bottas, che non so su che simulatore sia salito, però vabbè, tutti hanno detto che cambierà stile di guida, non stile di guida, e questo secondo me è un bene, perché adesso non è più il pilota che guida, ma è più l'ingegnere, è più la macchina, no? Che guida. E dal prossimo anno, se cambiano stile di guida, sarà perché appunto tutti i piloti hanno lo stesso livello di grip e quindi sarà appunto quello il pilota più, diciamo, più bravo a trovare più grip dell'altro che si farà vedere, farà la differenza, ecco. Sì, diciamo che l'anno prossimo tutti partiranno alla pari, poi dopo bisogna vedere quale sarà la casa che svilupperà meglio le soluzioni che potrà affrontare maggior carico di grip, perché dall'anno prossimo tornerà anche l'effetto suolo, con anche gli estrattori, un po' come negli anni 90, dove gli estrattori erano fondamentali, o come nel 2009 quando appunto te hai citato prima la Brown GP. Gli estrattori diventeranno fondamentali e quindi lì si troverà soprattutto carico. Si Sì, genererà carico. anche adesso sono fondamentali, però un po' di meno. Più che altro il fondo della vettura è tanto importante adesso. Genera tipo il 60% del carico aerodinamico totale della vettura, però è vero che anche questo 60% arriva anche da come è fatta l'ala anteriore,
dal disegno, e quindi sicuramente dal 2022 questo non ci sarà più. Sarà soltanto il fondo e il canale, e il, scusa, il diffusore e il canale Venturi, i tunnel Venturi, che faranno il 100% del carico dinamico. Appunto, io ti prendo il discorso e lo ribalto per far notare una cosa. L'anno scorso, no, anzi 2 anni fa, la Racing Point, che vabbè, era palesemente copiata la Mercedes, era palesemente copiata, però comunque prendevano il carico più sul fondo, e infatti era una macchina che funzionava. Comunque la Racing Point ha fatto anche delle belle gare, ha vinto una gara con Perez l'anno scorso ad Abu Dhabi, e era una macchina che funzionava. Quest'anno invece Aston Martin, anche con il, che ha cambiato solo il nome e colore, ha avuto una decurtazione del fondo con Mercedes, e si è visto alle prime gare quanta fatica facevano sia Mercedes che anche Aston Martin. Poi Mercedes, vabbè, ha competenza e soldi per poter intervenire, basta avere le idee chiare, si interviene. Mercedes ha fatto soprattutto un cambiamento radicale, perché avendo perso questo indice di carico sul fondo, diciamo che gli si era un po' smontato tutto il giochino, che poi sì, si sono ripresi alla grande. Sì, il taglio che è avvenuto nel 2021 era un taglio che ha fatto perdere dai 10 al 15% di carico. Chi ha sofferto di più sono state le vetture, due, che utilizzano un assetto rake basso. Per esempio Red Bull, che utilizza un assetto rake altissimo, non ha sofferto questo, perché loro lavorano di più con il diffusore, fanno lavorare di più il diffusore, quindi hanno patito di meno questo taglio. E allora perché Mercedes non ha alzato l'assetto rake? Questa è la domanda che si sono fatti tutti, perché hanno il passo più lungo. E avere il passo più lungo, una vettura, significa avere la vettura più lunga. Sai, non è neanche troppo bello alzare il baricentro con una vettura lunga, e diventa un pullman da guidare, quindi poi non è stato facile per Mercedes. Assolutamente, che poi il rake dall'anno prossimo tenderà un po', non dico a sparire, ma avrà degli angoli molto meno accentuati. Sì, secondo me sarà veramente basso dal prossimo anno, cioè le vetture dovranno essere attaccate a terra. E poi, e appena una vettura andrà sul cordolo, secondo me perderà il carico aerodinamico, cioè, si alza, incomincia a muoversi, cioè, non è neanche troppo semplice guidare una vettura così, che produce, cioè che si fa, che genera effetto suolo, guidarla sui cordoli è difficile, è difficile. Assolutamente. Io aspetto di vedere soprattutto la presentazione, vabbè, ovvio, della Ferrari, della Mercedes, ma soprattutto la presentazione Red Bull, perché Newey è sempre il capo, lui. Dimmi? È il capo dell'effetto suolo, Newey. Ma più che il capo dell'effetto suolo, è praticamente il riferimento in Formula 1. È sì, quello sì, cui tutti aspettano di vedere le sue creazioni, per poter capire meglio come affrontare il regolamento o i problemi di disegni, o comunque in pista, di vedere soprattutto le novità che porta in pista, perché comunque la Red Bull, se è davanti, lo deve a lui. La McLaren ha ritrovato competitività quando è arrivato lui in Williams, sì. Dal 90 al 91, quando lui arrivò a fine 90, e nella stagione 91 la Williams ebbe una crescita incredibile. E quella del 92? Rischiò di vincere il titolo. 92, complice anche la sospensioni attive. Le sospensioni attive, ma perché loro continuavano a collaborare anche negli anni precedenti, quando la Williams si ritirava molto spesso, e continuavano a lavorare su questo. Nel 92, avendo perfezionato le sospensioni attive, si sono trovati un vantaggio assurdo che praticamente non avevano minimamente rivali. Quindi io dico che Newey è il riferimento, è un po' come nel moto mondiale parlare di Dall'Igna, nel senso che tutti vogliono battere Dall'Igna, non vogliono battere Ducati, perché comunque vedi che i giapponesi, che sono sempre avanti, vanno a copiare tutte le rivoluzioni che fa Ducati, che fa Dall'Igna. Uguale
nella Formula 1. New Way è il riferimento. Sì, per quanto riguarda New Way, quando è stato introdotto il fondo piatto, è stato proprio introdotto dalla FIA, dalla federazione, per evitare di generare, di fare, sì, di generare questo fenomeno, effetto suolo, ma lui ovviamente è riuscito ad arrivare a, ha capito come poterlo generare comunque questo fenomeno, alzando leggermente la macchina, da posteriore, infatti per quello che vediamo una Red Bull così estrema. Quindi lui ha sempre, come si può dire, lavorato, no, con questa soluzione, ha sempre utilizzato tanto lui l'effetto suolo, e chissà se dalla prossima stagione sarà proprio lui a trovare qualche novità tecnica o soluzione che porterà la Red Bull a giocare di nuovo per il mondiale. Ma guarda, non chiedo altro di vedere una sua Red Bull, soprattutto in pista, per vedere cosa si è inventato di nuovo New Way da portare in pista. Quindi ci saranno anche delle novità sull'ibrido, che praticamente cos'è che è l'MGU, esatto. Sembra quello H, verrà tolto? Esatto, l'MGU-H, che verrà tolto. Ma mi sembra dal 2026 questo. No, mi sembra non già dall'anno prossimo. No, dal 2026. Ah, beh, comunque no, mi sembrava che anche dall'anno prossimo qualche altra abolizione, perché così si poteva anche... Niente, avevo visto una nuova evoluzione che su anche Ferrari, che veniva allora l'MGU-K, che è dell'anno prossimo. Sì, uno dei due dell'anno prossimo, perché comunque ci sono delle novità telaistiche dove veniva abbassato il baricentro per poter avere più spazio, per poter dare anche più agio alle batterie, ma anche all'airbox. Sì, i motori poi dovranno essere più piccoli il prossimo anno, perché si vorrà fare più spazio ai canali Venturi, perché più è grande il canale Venturi, più si genera carico. E quest'anno è la dimostrazione, la Ferrari ha portato il nuovo ibrido e appunto, secondo alcune voci, sì, sono più piccole, hanno miniaturizzato le parti dell'ibrido e sì, vedremo dei motori più piccoli, questo è sicuro. Poi abolire l'MGU-K, non so, non l'ho sentito. H dal 2026, ma per aiutare Audi ad entrare, Audi o Porsche, una delle due, ad entrare in Formula 1. Entrambe. Speriamo. Entrambe, e magari una solo come motorista e l'altra come squadra. Però comunque... Sarebbe tanta roba. Fa soltanto che bene alla Formula 1. E semplificare i regolamenti, perché adesso non per niente, perché se Audi avesse voluto entrare in Formula 1 avrebbe già potuto entrare, e anche con, secondo me, con discreti risultati, perché comunque l'Audi ha un'esperienza pluriennale nel WEC già con l'ibrido. Sì, più che altro è il costo della propria unit, non stiamo lì a rigirare, è proprio il costo, cioè ha dei costi elevatissimi. Beh, Formula 1 vuole ridurre i costi, però comunque il costo delle nuove power unit sono esagerati. Sì, ha dei componenti che sul mercato non si trovano, oppure anche proprio fatti di un materiale specifico, e appunto la Formula 1 deve, se vuole novità come costruttori, deve abbassare il costo, sicuramente. Deve abbassare il costo, e per abbassare il costo bisogna semplificare. Semplificare e togliere, tagliare via. Esatto, bisogna riportare le macchine, non dico con attività manuali, però quasi, con molta meno tecnologia, cioè la tecnologia applicata a delle involuzioni datate. E quindi bisogna riportare le macchine, più macchine, senza ausili elettronici, roba varia, e magari delle motorizzazioni. Perché se andiamo a vedere lo scorso anno, quando Alonso provò la sua Renault del campionato mondiale aspirato, V10, ormai tutti ci siamo abituati all'orecchio dell'ibrido. Quando Alonso ha fatto quei
10-15 giri con la sua Renault, che non l'ha neanche tirata, perché non era neanche assettata, e anche col cambio limitatore per lui, Sì. perché il sedile era di Montagny. Il cambio non era fatto per quella pista, quindi non poteva neanche tirarle al limitatore alle marce. Quindi diciamo che è comunque riuscito a impressionare, perché comunque tutti si sono girati, erano come i bambini alle giostre a sentire questa macchina, a guardare. Sì, infatti Quindi anche Kimi ne ha parlato di recente, dei V10, li rivogliamo un po' tutti questi motori, ma però. guarda, ne ha parlato anche Briatore in un'intervista, ha detto che sarebbe bello tornare ai V10, che Ecclestone non ha avuto coraggio di far tornare i V10. Io ti posso dire che quelli erano motori e era la vera Formula 1, perché la Formula 1 ha quel suono lì, ha quel suono, e comunque si era trovata la competitività e la durata di quei motori. Sì, di Quello quelli di che adesso durano poco. esatto, quello che è sbagliato è standardizzare. Perché se tutti devono correre con il V10, con quegli angoli, con quella bancata e con quell'alesaggio, quella corsa, e praticamente il costruttore cioè non fa differenza come lo fa il motore, fa differenza chi lo fa, ma se chi lo fa deve farlo tutto uguale, allora è finita lo Sì. sviluppo. Perché negli anni 90 c'era chi correva col V8, chi correva col V10, chi correva col V12. Passava, sapevi, dal rumore sapevi già che passava. Ed era bello perché comunque c'era sviluppo, ognuno poteva puntare sui propri punti di forza. C'era, prendiamo il 93, l'ultimo anno della McLaren con Senna. C'era la McLaren e la Benetton col V8 Cosworth. Poi c'era Williams e Ligier col V10 Renault. C'era la Ferrari col V12, ovviamente Ferrari. Poi c'erano Diverso, diverso. anche le macchine con tipo la Footwork col Mugen Honda V10. C'erano anche altre auto, però comunque ogni auto era, come si chiama, poteva scegliersi il motore da alloggiare. C'era la Jordan col motore Brian Hart, poi dopo è diventato Peugeot. Capisci? Cioè, c'era molto più sviluppo e ogni casa poteva sviluppare le proprie idee. Invece poi la Formula 1 è diventata più standard anche per compattare i costi. Vero sviluppo, quello era il vero sviluppo. Esatto, poi vabbè, sono entrate anche le soste ai box, che praticamente ognuno poteva anche gestirsi la propria strategia, quindi nessuno partiva più con serbatoio pieno, ma partivano tutti in condizioni ottimali, tipo con 20-30 kg di benzina per fare qualche sosta in più, così anche le gomme duravano molto di più. E la Formula 1 che è cambiata, e vedremo nel 2022 come cambierà. Di sicuro, speriamo bene, di sicuro non andranno più piano, e vogliamo vedere i piloti veramente combattere. Protagonisti, sì, esatto. Esatto. Assolutamente. Vedere più una Formula 2, come se fosse una Formula 2, no? Guarda, l'ausilio è cioè, se i presupposti sono questi di vedere una Formula 2, io firmo adesso, perché Sì, anch'io. vedere la Formula 1 con i piloti di Formula 1 agitati come i piloti di Formula 2, io non chiedo altro. Norris l'ha detto, quando ha provato la macchina al simulatore ha detto che sente più una Formula 2 che una Formula 1, ma questo è normale, proprio perché meno grip, poi piloti come Norris abituati a guidare macchine con livelli di grip estremi, guidare il prossimo anno con una macchina che è un po' così, carenza, un po' una carenza di grip sarà difficile e quindi lui sente un po' una Formula 2 sotto al sedile. Speriamo. Ma guarda, io ti dico che questa mancanza di grip è determinata dal troppo grip che le macchine di Formula 1 hanno adesso. Troppo grip, troppi limiti, e comunque hanno questo tanto grip,
comunque ha anche dei difetti, perché comunque, come vedi, le macchine non si possono avvicinare o comunque hanno dei deficit di carico quando anche, come vedi, anche le macchine di team minori hanno le ali che stallano, come ha avuto anche il problema Ferrari, perché trovare carico è difficilissimo. Quindi una semplificazione dell'aerodinamica, partendo appunto tutti da zero, da un foglio bianco, è bello perché comunque vedi i piloti veramente guidare e questa è vera Formula 1. Esatto, 20 piloti che avranno 20 stili diversi, soprattutto questo. E possiamo, potremmo vederlo, non so, ad esempio uno stile, Lewis Hamilton, si potrà vedere lo stile diverso da Verstappen. Adesso invece lo si vede veramente poco. Adesso è più la Red Bull che guida. Sì, il pilota si è data la macchina, mentre adesso il pilota avrà molta più voce in capitolo, perché comunque si potrà personalizzare molto di più il proprio stile di guida, perché anche la sospensione anteriore secondo me farà tanto. Chi avrà più feeling con la parte anteriore della macchina per soprattutto puntare sull'inserimento? Sì, anche lì a proposito di sospensioni, il regolamento del 2022 limita veramente lo sviluppo. Adesso possiamo vedere sospensioni idrauliche, veramente un mondo, smorzatori. Dal prossimo anno tutte sospensioni meccaniche. Diciamo che sembra un po' di essere tornati nel 1994, quando dalle sospensioni attive, che ormai erano extra collaudate, e tutti con la Williams, come detto prima, che faceva da padrone, si è tornati alle sospensioni meccaniche. Invece adesso in Formula 1 tutti lavoravano pressoché sul terzo elemento. Sì. Pressoché sul terzo elemento per trovare l'alchimia per poter farla lavorare meglio le coperture dei Pirelli anteriori per non far sì che si surriscaldassero, e quando la gomma si surriscalda la temperatura non scende più è come andare sul sapone. Poi una volta che si surriscalda, continua, quindi anche lì. Come ha detto Rosberg, una volta che aumenta la temperatura delle gomme, non le puoi più, diciamo, raffreddare. È brutto dire raffreddare, però. E quindi una volta che si scaldano, guidi sul sapone, esatto, sulle uova. Esatto, quindi o ti fermi a cambiare le gomme o cerchi di limitare i danni, però comunque è veramente difficile. Invece, tornando alle sospensioni meccaniche, avrai molti cambi di assetto, perché partirai forse magari col sottosterzo e avrai anche con questa aerodinamica sottosterzo e sovrasterzo nello stesso modo, quindi anche mettere a punto la macchina ci vorrà tempo e tanta esperienza per capire e non cascarci dentro questo vortice, perché E sicuramente soprattutto un pilota che si adatta. qualche vittima di questo vortice tra sottosterzo e sovrasterzo la farà, perché Sì. sicuramente questo up and down di miscela di sottosterzo sovrasterzo e va A capito. molti farà paura. Eh sì, perché bene o male sono tutti abituati con queste macchine che con il correttore di altezza e tutto quanto, che bene o male si autoadatta alla Formula 1, perché comunque oltre una certa altezza non va giù, le sospensioni ti aiutano tanto. Invece adesso con queste sospensioni, come si chiama? A gas, cioè Sì, anche a ammortizzatore, gas. dimmi? Anche a gas, sì. Sì, ammortizzatore e molla. Classico ammortizzatore molla, quindi le reazioni saranno molto più secche e quindi le altezze e le impostazioni meccaniche saranno determinanti. Vedremo, di sicuro chi sa guidare, chi ha avuto un po' di background in questi anni, di sicuro farà la differenza. Sicuramente, speriamo soprattutto di vedere una Formula 1 più con il pilota più protagonista. Ce lo Assolutamente. auguriamo tutti. Ah beh, questo è l'augurio principale, nel senso che la vera Formula 1 è che da anni non la vediamo.
vediamo delle gare dove si vincono i box, dove ci sono magari una barra due gare, ma no, non lo dico perché non c'è la Ferrari davanti, eh. Però bene o male ci siamo divertiti soltanto nel suo finale di stagione. Quelle sono state belle gare. Jeddah, Brasile e Abu Dhabi. Quelle tre gare sono, non dico valse il 2021, o comunque hanno riscattato una Formula 1 che forse che da anni con questi regolamenti fa fatica ad emozionare. Esatto. Anche la Sprint Race ha dato una ventata di novità, però... No, io la Sprint Race non la provo per niente, mi dispiace. No, io dico che non è male la Sprint Race, perché per dirti, come vedi a Monza, prendiamo il caso di Monza, Monza Ricciardo non avrebbe mai vinto senza Sprint Race. Perché si è qualificato secondo, ha azzeccato la partenza, è andato in testa e ha vinto. Più senza che ha azzeccato la partenza, la sua McLaren è molto efficiente. Quindi assolutamente, però questa McLaren, esatto, qua dopo Monza si è sgonfiata. Ah beh, sicuramente Monza era una pista per McLaren. No, e però dopo... assolutamente sì. Però come vedi, la McLaren dopo Monza si è veramente sgonfiata. Cioè non è stata più in grado di ottenere un risultato uno. Quindi sicuramente mettiamo la parola fine a questo episodio. Ringrazio Nicolas, ci sentiamo. Grazie a te per questa opportunità. Ci mancherebbe altro, è un piacere. Ci sentiamo settimana prossima con altre news su questa Formula 1 e comunque staremo già nel 2022. E quindi entreremo sempre più nel vivo con novità, presentazioni e comunque attesa, tanta attesa. E quindi non ci resta altro che dirvi aspettare e al prossimo episodio. Ciao ciao! Ciao, ciao a tutti! Se sei alla ricerca di motori, Wheel Motorsport è il podcast che fa per te. Lo trovi su tutte le piattaforme, Spotify, Anchor, Other, Google Podcast, Apple Podcast e Overcast. Segui la pagina Instagram e unisciti al canale.